Radio Radicale, siamo col sottosegretario alla salute Andrea Costa per parlare della campagna di vaccinazione e su come sta andando. Allora, mi sembra che stiamo per raggiungere l'obiettivo dei 500.000, anche se poi diciamo, il mese di aprile era stato definito come il mese decisivo e arriviamo a questo traguardo soltanto alla fine. Allora, che problemi ci sono stati e soprattutto qual è l'approvvigionamento dei vaccini oggi? Ma innanzitutto sul piano vaccinale mi sento di dire che sostanzialmente c'è stato un vero cambio di passo. Io ricordo sempre che prima dell'insediamento di questo governo nel nostro paese venivano somministrate circa 60.000 dosi al giorno e oggi siamo vicini alle 400.000. E sicuramente c'è stata una grande risposta da parte del territorio, una grande disponibilità per allargare la platea dei vaccinatori, coinvolgimento dei medici di base, infermieri, odontoiatri, farmacisti, specializzandi. C'è stato un grande incremento anche dei punti vaccinali. Oggi nel nostro paese sono oltre 2.500 i punti vaccinali e comprendono, oltre che grandi hub, ovviamente che funzionano in grandi città, ma il nostro paese è fatto anche di entroterra, di piccoli centri, e quindi sono nati veramente tanti punti vaccinali che arrivano vicino ai cittadini. E poi c'è il tema dell'approvvigionamento. Sotto questo aspetto credo che nelle ultime settimane ci sia stata una certa continuità nelle consegne, tra l'altro non si spiegherebbe altrimenti questo incremento che c'è stato per quanto riguarda i vaccini giornalieri. Da qui al 5 di maggio arriveranno altri 5 milioni di vaccini nel nostro paese e nel mese di maggio arriveranno complessivamente altri 15 milioni di dosi. Io credo che oggi ci sia la struttura organizzativa e logistica per poter raggiungere a fine mese, primi di maggio, questo obiettivo delle 500.000 dosi. Ripeto, oggi i requisiti ci sono tutti. C'è stato un problema ovviamente di organizzazione, di creare anche una struttura sui territori per poter somministrare tanti vaccini giornalieri. Oggi le condizioni ci sono, è chiaro che nel momento in cui arriveremo a somministrare 500.000 dosi al giorno, significa che ogni settimana veramente il quadro cambia ed è migliorativo, vuol dire arrivare a 15 milioni al mese, quindi numeri importanti che ci consentono di guardare al futuro con un pochino di fiducia in più. Ecco, senta, per il rischio trombosi che cosa può dire? Insomma, ci sono ancora molti punti interrogativi su alcuni vaccini. Qualcuno sta ammettendo in qualche modo che potrebbe esserci un nesso causale tra qualche vaccino, adesso io non faccio nomi perché non è corretto farli, e qualche caso di trombosi. Allora, voi come guardate a questo confronto? Ma noi ovviamente, io ci tengo a sottolineare che ovviamente siamo in un campo dove a esprimersi deve essere la scienza, la medicina, la politica non può che prendere atto di quelli che saranno eventualmente i pareri ed è per questo che noi ci siamo adeguati sostanzialmente per quanto riguarda il Johnson & Johnson e l'AstraZeneca, dando la raccomandazione per gli over 60, ma ovviamente è stata l'AIFA che si è espressa recependo sostanzialmente quello che era il parere dell'EMA. Ci sono degli eventi avversi sicuramente, per quanto riguarda la stretta causalità tra la somministrazione del vaccino e l'evento, l'EMA stessa dice è plausibile che ci possa essere una causalità, ma oggi non è ancora certificata in maniera chiara e specifica. Noi abbiamo attuato appunto la raccomandazione. È chiaro, valuteremo poi strada facendo, AIFA valuterà, verranno analizzati in maniera più approfondita i casi avversi e credo che quando ci sarà un quadro più definito, più certo, più accertato, faremo le dovute riflessioni. Però ecco, ci tengo a precisare che parliamo di vaccini che producono un grande effetto, vaccini sicuri che hanno superato comunque tutte le certificazioni e hanno ottenuto tutte le autorizzazioni per poter essere somministrati. Credo che questo è un messaggio di tranquillità che dobbiamo dare assolutamente nei confronti dei cittadini. Ci vuole fiducia nei confronti dei vaccini. Senta, pensa che la mozione di sfiducia contro Speranza abbia rafforzato il ministro in qualche modo, diciamo, l'iniziativa di Fratelli d'Italia di portarsi dietro anche la Lega non è riuscita, mi sembra. Ma guarda, io credo che viviamo un tempo, io non mi stancherò mai di dirlo, in cui i cittadini chiedono una grande unità politica, una grande unità istituzionale. Di fronte a una lotta alla pandemia forse ci sarebbe bisogno ancora di maggiore coesione, poi ovviamente rispetto le posizioni di tutti e la sensibilità di tutti. Io non credo che il tema sia speranza o non speranza, io non credo alla personalizzazione, al problema legato alla persona. Io credo che
ci sia bisogno di atti concreti. Allora, sul piano vaccinale la discontinuità l'abbiamo data e i numeri lo stanno a testimoniare, e credo anche sull'assumerci la responsabilità di dare una prospettiva al Paese, mi riferisco al piano delle riaperture, anche in questo caso c'è stata una discontinuità, ci siamo assunti la responsabilità di provare a fare una sintesi tra quella che è un'emergenza sanitaria, che esiste ancora, ma quella che è anche un'emergenza economica del nostro Paese. Quindi, ripeto, io credo che ci sia bisogno di atti concreti. Oggi molti dibattono sulle riaperture. C'è stato un sottosegretario all'interno, Molteni, che ha detto: noi ci batteremo per riaprire alle 23 o per allungare. Allora, vediamo che ci sono posti in, diciamo, geograficamente in Italia come San Marino, dove questo coprifuoco è stato tolto. Allora, abbiamo appreso oggi dal Corriere della Sera che c'era un verbale della Fondazione Kessler che è stato affidato al CTS, che era segretato, su cui vengono spiegate scientificamente i rischi che corriamo in questo momento. Allora, non sarebbe meglio avere maggiore trasparenza per far capire ai cittadini le scelte che vengono fatte? Guardi, assolutamente, io credo che la trasparenza non è mai troppa, e quindi credo che la trasparenza può aiutare anche la politica, perché è quella che dovrebbe aiutare anche a giustificare alcune scelte, quindi io assolutamente condivido. Per quanto riguarda il coprifuoco, anch'io tra l'altro ho provato fino all'ultimo a portare avanti la tesi di allungare di un'ora il coprifuoco, perché ritenevo che poteva essere una risposta non risolutiva del problema, ma un segnale distensivo nei confronti delle tante categorie che comunque sono in difficoltà e che soffrono. Con queste regole, naturalmente. Assolutamente. Ciò non è stato possibile, però credo che sia sbagliato focalizzare il dibattito solamente sul coprifuoco. Noi dobbiamo cogliere quello che di buono c'è in questo decreto aperture, perché questo decreto comunque traccia una nuova strada. Siamo all'inizio di un percorso. Mi pare che il Presidente Draghi abbia detto più volte che c'è la disponibilità da parte del Governo di fare una verifica giornaliera settimanale di quelli che saranno i dati. Mi pare che sia emerso con chiarezza che già verso metà maggio faremo una sorta di verifica, di tagliando di quelli che saranno, voglio dire, i dati dell'epidemia da una parte, i dati del piano vaccinale dall'altra. È chiaro che se ci saranno le condizioni il governo sarà ben contento di allentare, di riaprire di più, perché siamo ben consapevoli che il vero aiuto che possiamo dare alle imprese, alle tante attività, è quello di poter tornare a lavorare, più che sostegni economici. Questo è il tema vero, ma ripeto, tutto il governo è allineato su questo. Dobbiamo però non perdere la prudenza, e non possiamo pensare che l'epidemia non c'è più. Abbiamo ancora nostri concittadini che ogni giorno muoiono, abbiamo ancora concittadini che ogni giorno occupano le nostre terapie intensive, e non siamo in uno scenario dove possiamo aprire come vorremmo aprire. Dobbiamo, come ha detto giustamente il Presidente Draghi, attraverso un calcolo ragionato, provare a dare da una parte una risposta all'economia e dall'altra continuare a monitorare per provare a sconfiggere questa pandemia. Bene, grazie come sempre ad Andrea Costa, sottosegretario alla Salute.